Rula Gebreal e contro Giorgia Meloni. È tanto bella Ruba Gebreal, è tanto tanto bella. È una palestinese con cittadinanza israeliana. È famosa in tutto il mondo Ruba Gebreal. Primo per la sua bellezza, secondo per la sua vitalità. È una palestinese con cittadinanza israeliana. Giorgia Meloni, lo sanno tutti chi è Giorgia Meloni, è la premier. Certo che ha fatto una bella carriera Giorgia Meloni, che sia chiaro, è cresciuta alla Garbatella, a Roma, alla Garbatella. Un bellissimo quartiere, popolare, ma bellissimo quartiere. È cresciuta la Garbatella, si è fatta da sé. Si è fatta da sé. Io queste cose le so perché ho vissuto la Garbatella per 20 o 25 anni. Ho vissuto la Garbatella, la Garbatella di Roma. Sì, tutti sanno chi è Ruba Gebreal e tutti sanno chi è Giorgia Meloni. E io sono Serafino Mossoni, sono questo signore qua. Qua si scrive di me, vedete? Qua è chiaro che si chiarisce che Serafino Mossoni ha già compiuto 83 anni, ha scritto tante tante cose Serafino Mossoni. Allora Ruba Gebreal si è buttata contro Giorgia Meloni sulla questione dei migranti e avrebbe detto delle cose non proprio precise nei confronti di Giorgia Meloni. Guardate che io la notizia l'ho letta e ve la metto con il link riassunto di questo video. È chiaro, così ciascuno di voi può fare le proprie considerazioni. Io non lo so cosa disse Giorgia Meloni contro i migranti, non lo so. So soltanto che Giorgia Meloni non ha tanta simpatia per i migranti, che sia chiaro. Comunque, le migrazioni ci sono. Sono dei fenomeni storici, ci sono sempre state le migrazioni. L'impero romano le ha conosciute le migrazioni dei popoli barbarici. Per secoli e secoli e secoli hanno fatto pressione i popoli barbarici sui confini orientali e settentrionali dell'impero romano. Fenomeni storici, vabbè, io non lo so. Fatto sta che la bella, bellissima, bellissima Ruba Gebreal avrebbe attaccato Giorgia Meloni sulla questione dei migranti e in un articolo apparso su il giornale, si dice che Ruba Gebreal ha detto delle cose imprecise contro Giorgia Meloni. Il fatto è che la bella, bella, bella Ruba Gebreal gli dovrebbe voler bene a Giorgia Meloni per un motivo molto semplice, perché entrambe sono filo-ucraine e sono anti-russe. Ruba Gebreal e Giorgia Meloni la pensano alla stessa maniera circa la guerra in Ucraina. Giorgia Meloni e Ruba Gebreal sono a favore del presidente Zelensky e sono contro il presidente Vladimir Putin. Capito Ruba Gebreal? Ma non lo sapevi Ruba Gebreal che Giorgia Meloni la pensa come te sull'Ucraina? il giornale mica le dice queste cose. Caro quotidiano giornale, perché non hai scritto che Ruba Gebreal avrebbe attaccato Giorgia Meloni su parole che Giorgia Meloni non avrebbe detto? Però poi dovevi dire sì, però Ruba Gebreal e Giorgia Meloni la pensano allo stesso modo.
sull'Ucraina, e in ciò dissentono da Serafino Massoni, perché, capito, un giornale, sia Giorgia Meloni che Ruba Gebreal dissentono da Serafino Massoni, perché Serafino Massoni ha detto che lo Stato di Israele, eccolo qua, lo vedi Ruba Gebreal? Lo vedi Giorgia Meloni? Lo vedi quotidiano giornale, lo Stato di Israele? Lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina. E queste cose Serafino Massoni le va dicendo dal 24 febbraio 2022, in centinaia, centinaia, centinaia di video. Mai, 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 nessuna, mai, 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 nessun analista sui giornali, sulla radio, sulle televisioni, sul web, mai, 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 nessun analista evidenzia che lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda, mai manderà armi all'Ucraina, anche se gli Stati Uniti d'America continuano a fare pressione sullo Stato di Israele affinché lo Stato di Israele mandi armi all'Ucraina. Non c'è neanche un analista politico in Italia che abbia evidenziato che lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda, mai manderà armi all'Ucraina, capito? Quotidiano il giornale. E la prossima volta che scrivi un articolo quotidiano giornale relativo a Ruba Gebreal e Giorgia Meloni, e devi dire che Ruba Gebreal e Giorgia Meloni si dovrebbero voler bene, perché entrambe probabilmente non hanno tanta simpatia per lo Stato di Israele. Ruba Gebreal c'è la cittadinanza israeliana, Giorgia Meloni è capo del governo e lo dovrebbero entrambe sapere che lo Stato di Israele, dove abitano 7-8 milioni di ebrei, non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina. Ci sarà un motivo, no? E quotidiano il giornale. E tu chiedi a me, Serafino Massoni, di scrivere un articolo per precisare sulle due pagine per quale motivo lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina. E io lo spiego sulle pagine del quotidiano milanese giornale, perché c'è di mezzo qua la stella di David da una parte e dall'altra parte in Ucraina c'è di mezzo la croce uncinata, hai capito? Ruba Gebreal, lo sai Ruba Gebreal che cos'è? La croce uncinata? La croce uncinata ti rinvia alla Shoah, e dire Shoah vuol dire 6 milioni di ebrei europei portati nei lager, poi nelle camere a gas e poi lassù nei forni crematori, capito Ruba Gebreal? E capito Giorgia Meloni? Capito quotidiano giornale? E io sono questo qua, quotidiano giornale. Se tu quotidiano giornale mi farai per venire il tuo preciso recapito postale, quotidiano giornale, io a te, quotidiano giornale, ti farò per venire a mie completissime spese una copia di questa mia ultima opera, vedi? È un romanzo storico. La cometa dell'imperatore è ambientato tra il 1200 e il 1250 d.C., ai tempi del grande imperatore Federico II di Svevia, che i contemporanei avevano chiamato Stupor Mundi, stupore del mondo. Così poi ci fai una bella recensione sulle tue pagine culturali. Va bene, quotidiano giornale? Ok, ok, Giulia Rubeal, Gebreal, Giorgia Meloni. Ma dovete volervi bene, perché la pensate alla stessa maniera sull'Ucraina. Però non la pensate come lo pensa lo Stato di Israele, ok? Ruba Gebreal, Giorgia Meloni. Io vi voglio bene, care, vi voglio tanto bene, voglio tanto bene anche al quotidiano giornale. Ok, quotidiano giornale? Ok? Fammi scrivere sulle tue pagine e ci penso io a spiegare ai lettori del quotidiano e il giornale il motivo per il quale lo Stato di Israele non ha mai mandato, non manda e mai manderà armi all'Ucraina.
Ok.